Oggi un'altra giornata importante per l'Abruzzo, questo incontro, questa seconda tornata di lavori con il premier albanese Edi Rama. Sì, mi piace la domanda perché effettivamente va colta questa attività di questi due giorni come un'attività di lavoro. E non ci sono state cerimonie, naturalmente ci sono stati incontri importanti, utili, ma fondamentalmente noi stiamo qui per lavorare. Incontri con gli imprenditori, incontri con le istituzioni, grandi opportunità attraverso le quali si può, diciamo, effettivamente consolidare questo rapporto. Conveniente per l'Albania, ma voglio dire conveniente anche per noi. È una importante partnership con l'Albania, Abruzzo regione privilegiata, ha detto il presidente D'Alfonso che nell'ambito della macroregione adriatico-ionica si è raggiunta già un grande risultato. L'Abruzzo torna protagonista. Dopo anni e anni in cui l'Abruzzo, diciamo, era un gregario ed altre regioni erano protagoniste di queste grandi politiche anche internazionali, come ormai è obbligatorio per svolgere un progetto di lunga durata. Pensate a quello che hanno fatto le Marche e la stessa Puglia, finalmente l'Abruzzo torna protagonista, assume una leadership su grandi progetti e ottiene risultati. Effettivamente il primo risultato è quello che ci sarà un investimento che è stato inserito all'interno delle specifiche della macroregione per quanto riguarda l'intervento sulla linea ferroviaria Bologna-Pescara, e finalmente anche l'Abruzzo entrerà dentro il nuovo perimetro dell'alta velocità.